Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un fondo patrimoniale? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Simone dal 2011, affianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere accompagnati nell'ottenimento di obiettivi di ricchezza, benessere, stabilità economica, personale e aziendale. Posso essere fisicamente con te o tramite video call, anche offrendoti dei percorsi di educazione finanziaria. Come detto in precedenza, il fondo patrimoniale, indipendentemente dalla scelta del regime patrimoniale matrimoniale che può essere scelto dalla coppia sposata o unita civilmente, separazione o comunione dei beni, la coppia con tale convenzione può decidere di costituire un patrimonio vincolato, destinato e separato dagli altri beni della famiglia disponente attraverso l'utilizzazione dei frutti, dei beni, a far fronte ai bisogni della propria famiglia. In questo patrimonio, che deve essere certificato da atto pubblico, annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari, possono confluire immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. Ma quali sono i principali vantaggi del costituire un fondo patrimoniale? In primo luogo, con la costituzione del fondo si preservano i beni da esecuzioni forzate per debiti contratti dopo la costituzione del fondo stesso, ovviamente dimostrando che i debiti sorti sono contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Quindi debiti costituiti per natura accessoria, voluttuaria, superflua, tipo debiti per fare un viaggio, debiti di gioco, acquisto di un'auto sportiva, costruzione di una piscina, acquisto casa per rivendita a prezzi maggiorati, non possono essere pagati utilizzando i beni inseriti nel fondo patrimoniale perché estranei ai bisogni della famiglia. Ma quali sono i bisogni della famiglia? Il vitto, il vestiario, i medicinali, le cure mediche, l'abitazione, l'educazione dei figli, l'addestramento professionale, la conduzione di una normale vita relazionale, gli svaghi, la villeggiatura, il risparmio. I debiti invece che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio, se non paghi le spese di condominio della casa, potresti subire il pignoramento dell'appartamento anche se inserito nel fondo. Di fatto, i contributi mensili dovuti all'amministratore di condominio sono un onere che ruota intorno a un bisogno primario della famiglia, ossia quello del tetto sotto cui dormire. Stesso discorso ad esempio per le spese di istruzione del figlio o dei costi per l'ampliamento dell'azienda, la quale, in quanto rivolta a procurare un guadagno, rientra tra i bisogni del nucleo familiare. Ma quali sono gli svantaggi del costituire il fondo patrimoniale? 1. Il fondo non è immediatamente efficace. La convenzione si consolida, diventa efficace a tutti gli effetti, non dall'atto pubblico di stipula presso il notaio, ma solo quando viene annotato a margine dell'atto di matrimonio. E cosa succede per i debiti anteriori ai contratti? Per i debiti anteriori al fondo, i creditori non trovano un limite al pignoramento se riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo stesso con l'intenzione di frodarli. Ha tempo il creditore un anno dalla costituzione per trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri, quindi il fondo patrimoniale durante il primo anno di vita è ugualmente aggredibile. Se nel primo anno non ha fatto il pignoramento, il creditore ha tempo ulteriori 4 anni per esperire l'azione revocatoria presso il tribunale. Ovviamente deve dimostrare che l'atto fatto dal debitore è pregiudizievole del proprio credito, in quanto è andato a diminuire le garanzie su cui lo stesso potrebbe soddisfarsi. In secondo luogo, la valutazione di quali debiti sono estranei ai bisogni della famiglia non è codificata dalla legge e in caso di contestazione richiede volta per volta una valutazione fatta dal giudice. La giurisprudenza ha nel corso degli anni dato interpretazione più o meno restrittiva riguardo a tale convenzione matrimoniale. Anche i debiti sorti nell'esercizio dell'attività di impresa, perché su tale attività trova sostentamento la famiglia, o debiti tributari riguardanti l'attività imprenditoriale dei coniugi, su cui la famiglia trae sostentamento, possono attivare la procedura esecutiva immobiliare, nonostante i beni siano inseriti nel fondo patrimoniale. Quindi il carattere familiare per quanto riguarda i debiti va determinato in base alla relazione tra il fatto che genera l'obbligazione e i bisogni stessi.
In terzo luogo, l'onere di dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia non spetta al creditore, bensì al debitore. Ad esempio, un contribuente che ha una varietà di redditi da partecipazione o di altro genere può dimostrare la diversa natura e destinazione di tali redditi per appurare se il debito grava su uno di quelli destinato alla famiglia oppure sorto per attività a fini speculativi o di lucro. O ugualmente quei proventi sono destinati all'assolvimento di altre obbligazioni, comprese quelle per i soggetti estranei alla famiglia per cui il fondo è stato costituito. Queste sono le principali connotazioni di tale convenzione matrimoniale, con tutte le problematiche ad essa riferite, che hanno portato a una riduzione nel corso degli anni delle tutele di tali strumenti rispetto ad altri, come il vincolo di destinazione. Ovviamente la costituzione di un fondo patrimoniale deve essere effettuata con cognizione di causa, in modo tale che non venga esclusivamente effettuata per non pagare dei debiti, ma per tutelare degli interessi familiari. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Per saperne di più in merito a queste tematiche, contattami. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!